Benvenuti in questa nuova rubrica unboxing molto particolare. In questa serie andrò ad effettuare unboxing e recensioni di collector di vari giochi Nintendo con una piccola novità. In ogni unboxing eliminerò alcuni elementi o aggiungerò altri elementi appartenenti a collector differenti. Starà a voi indovinare qual è l'elemento intruso nell'edizione che andrò a trattare. Il primo che indovinerà vincerà la reliquia unboxing, che vi permetterà di scalare la classifica dedicata a questa nuova rubrica. Perciò occhi aperti e cominciamo con l'unboxing. Prima di continuare con il video, vi invito a lasciare un bel mi piace ed iscrivervi al canale per supportare la rubrica e per non perdervi i prossimi video. Andiamo a dare subito un'occhiata alla Collector. Innanzitutto, all'esterno appare molto meno spessa rispetto a quella di Fire Emblem Three Houses ed in copertina notiamo, oltre i regnanti delle tre case, anche il nuovo protagonista, Shades, nonché l'antagonista del gioco. Di lato c'è il classico logo del titolo, mentre sul retro immagini del gioco con le classiche descrizioni. Apriamo adesso la confezione per scoprire cosa contiene. In primis, 5 statuette in acrilico, semplicemente fantastiche. Personalmente apprezzo tantissimo quando nelle collector inseriscono oltre classici artbook e steelbook qualcosa di innovativo. Le statuette rappresentano i tre regnanti ed il protagonista Shades versione maschile e femminile. Questi gadget sono davvero belli e sulla scrivania fanno la loro modesta figura. Poi abbiamo i 7 cartoline dei personaggi. Lo stile grafico è magnifico, l'ideale sarebbe incollarli alla dock di Nintendo Switch per farla diventare una Fire Emblem Edition. Continuando, troviamo la vera perla di questa collector, la mappa in tessuto del Fodlan, il luogo dove è ambientato sia Three Houses che Three Ops. Incorniciata ed appesa al muro, diventa la cartina geografica per eccellenza. A seguire abbiamo questo set di spille, dove ognuna simboleggia una delle tre diverse case di Three Houses. Sono piccoline, ma davvero di ottima qualità. Infine troviamo come al solito il classico artbook. Esso è in formato A4 con la copertina molto iconica con sopra rappresentati i loghi delle tre case. Terminata l'analisi della collector, passiamo adesso a descrivere il gioco. Il titolo racconta una storia diversa ambientata nello stesso mondo di Fire Emblem Three Houses. A differenza del predecessore, classico RPG a scacchiera, Three Ops è un Musou, ossia quel genere in cui controlleremo un personaggio particolarmente potente per far fuori centinaia di nemici contemporaneamente. Personalmente i Musou non sono il mio genere preferito, tuttavia questo gioco è diverso dagli altri. Vi andrò adesso ad illustrare le novità rispetto ai titoli di questa tipologia, i pregi e perché vale la pena comprarlo. Innanzitutto partiamo con l'elemento che ho trovato davvero innovativo ed interessante, l'accampamento. Il gioco non vi sottopone un livello dopo l'altro in maniera monotona, ma tra una battaglia e la seguente vi ritroverete nell'accampamento, un luogo dove in maniera simile al gioco originale Fire Emblem Three Houses potrete svolgere le più svariate attività. Acquistare equipaggiamento, addestrare le vostre unità, far crescere l'intesa tra i vostri personaggi, sono solo alcune tra le tante azioni che potrete svolgere nel tempo libero tra i vari combattimenti. Questa funzionalità l'ho trovata indispensabile, non solo in quanto permette di costruire al meglio il vostro team per i futuri scontri, ma soprattutto in quanto spezza la monotonia di affrontare un livello dopo l'altro senza alcuna pausa. Andando più avanti nel gioco sbloccherete poi le spedizioni, dove con un personaggio da voi scelto andrete a fare delle vere e proprie gite, durante le quali potrete effettuare dialoghi per approfondire la sua storia e scoprire retroscena inediti. Secondo elemento importante, la trama. Le storie dei vari giochi di Fire Emblem sono sempre avvincenti e questo titolo, pur essendo considerato tecnicamente uno spin-off, è un qualcosa di più. Il fatto di essere ambientato nello stesso mondo di Fire Emblem Three Houses lo rende molto più importante degli altri spin-off, fino a considerarlo quasi un titolo canonico della serie. Quindi, se vi è piaciuto Three Houses, questo non vi deluderà.
Terzo punto, siete voi i protagonisti della storia. Potrebbe risultare un dettaglio scontato, ma non mi sto riferendo solamente al protagonista Shades di cui prenderete il controllo, ma all'intera storia che vivrete. Infatti, ad ogni capitolo verrete messi di fronte ad un bivio, se uccidere o meno determinati comandanti nemici. In caso decidiate di risparmiarli, essi entreranno a far parte del vostro team e alla pari degli altri personaggi potrete addestrarli, parlare con loro e molto altro ancora. Quarto ed ultimo punto, le host. Esse sono sempre state il punto forte della serie Fire Emblem e gran parte delle musiche di Triops sono riarrangiamenti delle bellissime host di Treehouses, alcune dei veri e propri capolavori. Quindi, sotto il lato musicale, questo gioco è di altissima qualità. Considerazioni finali. Ma quindi conviene acquistare Fire Emblem Warriors Triops? La risposta è molto semplice, se siete fan di Fire Emblem, se avete amato in particolare Treehouses o se cercate un gioco molto tranquillo per rilassarvi da soli o in compagnia, Triops è un acquisto fortemente consigliato, anche solo per godersi le sue musiche meravigliose. Bene, l'unboxing e recensione termina qui. Vi ricordo della reliquia unboxing che potete guadagnare per raggiungere la prima posizione in classifica rispondendo qui sotto nei commenti quale elemento manca o è stato aggiunto alla Collector. Ci vediamo domenica con un nuovo notiziario settimanale del mondo Nintendo. Ciao e buon gaming a tutti!